visto che ci eravamo stancati di intervistare sempre Francesco Corrà, e dato che lo staff di Forest Italia non è solo lui, siamo qui con Matteo, sto naturalmente scherzando, Francesco è un amico. Forest Italia distribuisce anche Maserin, se non sbaglio. Esatto. E ha fatto un certo, diciamo, rumore la presentazione di questo nuovo coltello su un vostro blog con un riscontro incredibile. Sì. Questo è il Relavid Viscera importato da Maserin. È un coltello, diciamo che è il miglior coltello per la lavorazione della spoglia. Vediamo che ha una lama, la classica lama. Chi intervista non si sente molto tranquillo. Allora, ha una lama classica e ha la possibilità di girarlo e avere la sega e l'evisceratore. Quindi un tre usi in uno. È una lama fissa molto robusto in colore fluo classico da caccia, in modo che sia ben visibile durante la... Sì, anche perché visto delle volte se uno li fa magari in camouflage che cade a terra è un po' complicato trovarlo. Li pianta lì nella terra e poi li perde, quindi li lascia lì più che altro. Senti Matteo, di solito non si vuol mai parlare di prezzi, ma io invece un prezzo te lo chiederei. Allora, va a listino al pubblico a 80 euro, si può trovare su coltellidacaccia.com, che è il nostro sito in cui vendiamo questo Viscera insieme a tutti gli altri coltelli del Maserin, della linea caccia. Cos'altro da dire? Matteo, è un coltello insomma, che tu consiglieresti a tutti i cacciatori? Certo, è un coltello pratico, un bel manico sintetico che con un bel grip, che non scivola sul sangue, che non si rovina, non si sporca, è assolutamente un coltello adattissimo per l'utilizzo del cacciatore, che sia il cinghialaio o comunque caccia di selezione per la pulizia dell'animale. Ricordiamo che Maserin è una delle aziende storiche nel campo della coltelleria in Italia e ha una gamma sterminata di prodotti. Esatto. E Forest Italia è distributore per il territorio italiano di questo marchio. Grazie Matteo, sei stato gentilissimo, solo il fatto di non avere Francesco e i miei microfoni è già stato un piacere. Tanto non ci ascolta e non ci vede. Ciao. Grazie. Quest for elusive explanations and the clock keeps ticking with that same tick tock and my heart beats skipping.